Oggi vediamo qualche esercizio su applicazioni delle formule di somma e sottrazione di angoli. Quindi vediamo ad esempio come si semplifica questa espressione. Segno di alfa più scrivere i coperti più il seno di pi greco terzi meno alfa. Qui ho il seno di una somma più il seno di una differenza. Ricordate che il seno della somma è seno del primo angolo per il coseno del secondo più seno del secondo per il coseno del primo. Ok? Quindi questa è seno di alfa per il coseno di pi greco terzi più il coseno di alfa per il seno di pi greco terzi. Questo sviluppa il seno del primo angolo. E questo viene sommato più il seno della differenza, analogo al precedente, seno del primo per coseno del secondo meno coseno del primo per il seno del secondo. Quindi seno di pi greco terzi per coseno alfa meno il coseno di pi greco terzi per il seno di alfa. Ora, ancora prima di sostituire seno e coseno dell'angolo notevole, vedo che il primo termine è opposto dell'ultimo. Quindi questi due si semplificano. Seno alfa coseno di pi greco terzi meno seno alfa coseno di pi greco terzi. Via. Inoltre il secondo e il terzo termine sono identici anche se scritti in ordine diverso. Quindi questo vale due volte il coseno di alfa per il seno di pi greco terzi. Ora il seno di pi greco terzi ha un notevole radice di 3 mezzi, quindi ho 2 per coseno alfa per radice di 3 mezzi. Il 2 si può semplificare e rimane radice di 3 per coseno alfa. Ok? Tangenti. Qui viene tangente
di alfa meno la tangente di 2 terzi di greco fratto 1 più tangente alfa per la tangente di 2 terzi di greco. Più la cotangente è 1 fratto la tangente di alfa meno pi greco sesti. Quindi analogo alla precedente ma invertendo numeratore e denominatore. Questa è la cosa più uguale. Di alfa meno tangente di 2 terzi pi greco 1 più la tangente di alfa per tangente di 2 terzi pi greco più al denominatore ho la tangente di alfa meno la tangente di pi greco sesti e sopra ho 1 più tangente di alfa per tangente di pi greco sesti. Sostituiamo i valori notevoli delle tangenti, direi se posso cambiare pagina. Ok, abbiamo quindi la tangente di alfa meno la tangente di 2 terzi di pi greco, mi pare a 2 terzi di pi greco, giusto? Sì, ecco, la tangente di pi greco è la tangente di pi greco meno pi greco terzi. E quindi è l'opposto della tangente di pi greco terzi, cioè meno radice di 3, ma meno meno fa più, quindi viene più radice di 3, c'è un meno davanti. La tangente di 2 terzi pi greco è meno radice di 3, quindi meno meno radice di 3 fa più radice di 3, idem sotto. Quindi 1 meno radice di 3 volte la tangente di alfa più avevamo 1 più tangente di alfa per la tangente di pi greco sesti, la tangente di pi greco sesti è radice di 3 terzi, 1 più tangente di alfa per radice di 3 terzi. E al denominatore c'è la tangente di alfa meno la tangente di pi greco sesti, c'è radice di 3 terzi. Quindi tangente di alfa meno radice di 3 terzi. Ditemi se è chiaro. Ok? Ora se osservate le espressioni sono molto simili, solo che qui la tangente ha un coefficiente 1, mentre il posto di 1 è radice di 3, però comunque la somma sotto la differenza simile a questa, solo che il coefficiente della tangente è radice di 3 invece qui è 1. Allora cosa posso fare? Beh, per evitare di avere il denominatore posso moltiplicare numeratore e denominatore, ad esempio per radice di 3. È tutto chiaro? Moltiplico numeratore e denominatore per radice di 3. La proprietà invariantiva delle frazioni mi dice che quello che ottengo è equivalente al precedente, cioè lo stesso valore. E ottengo la prima espressione di mano, tale quale è tangente di alfa più radice di 3, 1 meno radice di 3 tangente di alfa più, qui ho 1 per radice di 3 che fa radice di 3 più 3 per radice di 3 fa 3 diviso 3 fa 1, quindi ho tangente di alfa radice di 3 per radice di 3 diviso 3 fa 1. Sotto ho radice di 3 per la tangente di alfa e il meno.
Ora, i due numeratori sono identici. Il numeratore della prima frazione e della seconda sono identici, mentre i denominatori sono opposti. Quindi la seconda frazione posso scriverla come radice di 3 più tangente di alfa fratto 1 meno radice di 3 tangente alfa con un meno davanti. Io ricordo la prima. L'alternativa si poteva da qui anziché moltiplicare per radice di 3 fare la somma, ma avrebbe comportato più calcoli, e più calcoli ci sono più alto il rischio di sbagliare, meno calcoli faccio meglio. Proviamo un altro. Totale 4 termini, 2 per 2, 2 per 2, 3, 4 termini, 4 e 4, 8 termini in totale. Inoltre devo applicare le formule di somma e sottrazione 4 volte. È molto più semplice osservare che quest'angolo è lo stesso di questo e quest'angolo è identico a questo. Inoltre ho seno di un angolo per coseno dell'altro e poi i due sono invertiti. Ma questa è la stessa formula che utilizzo quando faccio il seno della somma. Questo posso pensarlo come il seno di pi greco terzi più beta più
il greco terzi meno beta. Perché è seno del primo per il coseno del secondo più coseno del primo per il seno del secondo, che è esattamente quello che ho scritto qui. Ma poi posso togliere le parentesi. Tolgo le parentesi tonde, pi greco terzi più beta più pi greco terzi meno beta. La vita si semplifica notevolmente. Perché? Perché più beta e meno beta fa 0. E pi greco terzi più pi greco terzi fa 2 terzi di pi greco. Quadro di pi greco 6t più beta, eccolo qua, più se un quadro di pi greco 6t meno beta meno cos'è un quadro di pi greco 6t più beta meno cosa in quadro di pi greco sesti meno beta. Okay. Strada più veloce, ma non mi viene in mente niente, perché o si la somma dei quadrati, ma del seno e di angoli diversi dello stesso angolo, o la differenza tra il seno e il coseno. C'è una formula per quello, c'è un quadro dello un angolo meno il coseno, ma non l'abbiamo ancora vista, quindi lasciamo stare adesso. Applichiamo la formula della somma sui quattro termini. Quindi ho seno del primo, coseno del secondo, okay? Quindi ho seno pi greco sesti coseno beta più coseno di pi greco sesti seno beta al quadrato più seno pi greco
60 cos in beta meno coseno di pi greco 60 in beta al quadrato meno il coseno del quadrato, la somma è coseno del primo coseno del secondo meno seno di primo coseno del secondo, quindi coseno di greco 60 almeno seno di greco 60 in beta la seconda meno ancora coseno di pi greco 60 coseno in beta più seno di greco 60 seno in beta al quadrato. Ditemi se ci siete. Sempre il cosetto è un mezzo, cosetto il cosetto è radice di 3 mezzi e li sostituiamo dovunque appaiono. Quindi ho un mezzo coseno beta più radice di 3 meno seno beta è il primo più il secondo è un mezzo coseno beta meno radice di 3 meno seno beta al quadrato, questo è un seno scritto male, è un seno meno c'è la coseno di greco 6 radice di 3 mezzi coseno beta meno un mezzo seno beta alla seconda meno coseno radice di 3 mezzi coseno beta più un mezzo seno beta. Ecco. Che qua ci siamo. Ora osserviamo le parentesi. La prima e la seconda sono molto simili, ma l'unica differenza è il segno tra i due termini. Ad esempio la prima e l'ultima hanno lo stesso segno, ma i coefficienti sono scambiati. Vediamo se possiamo scrivere qualcosa che le renda simili. Rimettiamo che non sia possibile. Si raccolgo i tre mezzi. Cosa ottengo? No, non vedo niente di astuto da fare. Pensavo in teoria si potrebbe raccogliere qua dentro radice di 3, però qui ottengo 1 fratto radice di 3 e comunque non è simile alla precedente. Niente, sviluppiamo i quadrati. Ok,
un quarto conto di quadro beta più 3 quarti sul quadro beta più radice di 3 metri sen beta cosen beta è il primo più un quarto cosen quadro beta più 3 quarti sen quadro beta meno radice di 3 metri sen beta cosen beta è il secondo meno, fatto i primi due, le prime due parentesi, se manca questo e quest'altra, e quindi ci siete, quindi cambiare pagina. Teniamoci il meno, cambiamo i segni dopo. Prego. Siamo? Ok, allora prendiamo meno, ripeto, il quadrato di 3 quarti con un quadro beta più un quarto sin quadro beta più radice di 3 metri sin beta cosinbeta e meno normalmente 3 quarti con un quadro beta qui c'è un meno scusate un meno più un quarto sin quadro beta più radice di 3 metri sin beta cosinbeta. Nella prima parentesi c'era un meno, la seconda, anche nella seconda, fatemi un secondo, qui c'è un più, questo segno è più, il coseno della differenza è coseno del primo, coseno del secondo, più coseno del primo, coseno del secondo, questo è un più. E quindi era qui era scritto no, ho corretto un segno sbagliato, che l'ultimo parentesi era questo, questo era meno, questo era giusto, questo era giusto. Okay, infatti qui c'è più meno meno più. Corretto, qui c'è meno e qui c'è più, corretto. Allora, togliamo le parentesi, ricopio i primi due termini, questo termine e questo sono opposti, radice di 2 sen beta cosen beta, meno radice di 2 sen beta cosen beta si cancellano. Un quarto cosen quadro beta più un quarto cosen quadro beta fa un mezzo cosen quadro beta. Tre quarti sen quadro beta più tre quarti sen quadro beta fa tre mezzi sen quadro beta. Va bene. Un mezzo cosen quadro beta più tre mezzi sen quadro beta. E poi ho queste due parentesi, ok? Qui, prego. Qui ho meno 3 quarti cosen quadro beta, meno 3 quarti cosen quadro beta fa meno 3 mezzi cosen quadro beta, meno 1 quarto e meno 1 quarto sen quadro fa meno 1 mezzo sen quadro beta e mi avanza un meno e meno che fa più radice di 3 mezzi sen beta cosen beta e meno radice di 3 mezzi sen beta cosen beta.
Di nuovo questi due termini si elidono, uno è più, l'altro è meno, e mi rimane un mezzo cosen quadro meno tre mezzi cosen quadro fa meno due mezzi, quindi viene meno cosen quadro beta, e tre mezzi sen quadro meno un mezzo sen quadro fa più due mezzi, termini che lo scegliono e ho sommato le parti simili già passando da questa espressione a quella successiva. Un quarto più un quarto fa un mezzo, tre mezzi meno tre mezzi fa, cioè tre mezzi meno un mezzo fa due mezzi per lo più. Abbiamo leggermente tipo di, posso andare avanti? Leggermente tipo di esercizi. E questo non so se l'avevamo fatto l'altra volta. Proviamo a calcolare le funzioni goniometriche, seno, coseno e tangente di o pi greco, pi greco dodicesimo. Questo di suo, così a vista, non è un angolo notevole, però è parente stretto di due angoli notevoli, è parente stretto di pi greco quarti e pi greco sesti. Quindi per calcolare le funzioni goniometriche posso usare questa identità, 15 è 45 meno 30, quindi il seno di pi greco dodicesimi lo calcolo come il seno di pi greco quarti meno pi greco sesti. Quindi seno pi greco quarti per coseno pi greco sesti meno coseno pi greco quarti per seno di pi greco sesti. Diviene radice di 2 mezzi per radice di 3 mezzi meno radice di 2 mezzi per un mezzo, cioè radice di 6 meno radice di 2 quarti. Usando la somma sottrazione possiamo montare il valore esatto. Posso girare pagina? Il coseno
greco dodicesimi, cioè il coseno di pi greco quarti meno pi greco sesti, vale coseno di greco quarti per coseno di greco sesti più sen di greco quarti per sen di greco sesti. Quindi radice di 2 mezzi per radice di 3 mezzi più radice di 2 mezzi per mezzi, cioè radice di 6 più radice di 2 quarti. La tangente la tangente di pi greco quarti meno pi greco sesti, che vale tangente di pi greco quarti meno tangente di pi greco sesti fratto 1 più la tangente di pi greco quarti per la tangente di pi greco sesti, cioè 1 meno radice di 3 terzi fratto 1 più radice di 3 terzi. Se volete si può moltiplicare sopra e sotto per 3 e viene 3 meno radice di 3 fratto 3 più radice di 3, ma non cambia niente. Ok? Provate a caso per esercizio a fare il calcolo di seno, coseno e tangente di 75 gradi, cioè di 5 dodicesimi di pi greco. Pi greco quarti più pi greco sesti. Se non ci sono domande, però giustifico.